Allora, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Ok, scusa, si vede che l'ho toccato, l'ho rispento. Allora, quindi ecco, dicevo un bando che abbiamo fatto l'anno scorso, appunto Interscambi, e l'obiettivo, diciamo, di questo bando in realtà è stato un obiettivo un po' anche ambizioso, ma sicuramente la risposta è stata una risposta abbastanza positiva. L'obiettivo era quello innanzitutto di far sì che ci fossero, diciamo, i comuni potessero lavorare in rete, quindi abbiamo previsto proprio come primo step la presenza almeno di cinque comuni, il coinvolgimento delle associazioni, diciamo, del territorio. Tutto questo per far sì che quando appunto vengono messi a terra dei progetti significativi ci sia una partecipazione importante da parte del territorio. È un po' questo il modo anche con il quale, diciamo, nella nostra regione in maniera particolare cerchiamo di lavorare, cioè quello di coinvolgere il più possibile appunto diverse realtà. E i giovani per noi sono particolarmente importanti e proprio anche in questi giorni siamo usciti tra l'altro con un altro bando sempre a loro rivolto che è il bando sulle marche immaginate, quindi affinché loro possano un po' restituirci quella che è la visione del loro futuro relativo appunto alle marche, alla nostra regione. Quindi attraverso questi bandi noi vogliamo far sì che i giovani siano, diciamo, parte attiva attraverso appunto la cosiddetta cittadinanza attiva, quindi che si sentono effettivamente parte integrante della società, possiamo sviluppare i loro talenti, la loro creatività, il loro spirito anche, diciamo, no, di poter stare insieme, anche perché sono inevitabilmente i protagonisti del futuro e quindi la Regione Marche, insomma, investe particolarmente sulla loro formazione. Appunto, dicevo, sulla loro partecipazione alla vita sociale. E in maniera particolare, oggi appunto presentiamo questo progetto che appunto Esposti al Rischio, che è stato uno dei progetti che si è aggiudicato l'anno scorso il bando Interscambi, un progetto che appunto è rivolto ai rischi che i nostri ragazzi possono, diciamo, avere appunto nella loro vita quotidiana. Come si diceva prima, l'aspetto, più, legato al territorio, che sono effettivamente, le alluvioni e i terremoti, che sono comunque degli aspetti che purtroppo ci abitiamo, insomma, ci viviamo quotidianamente, ma senza trascurare un altro, dato significativo, che è quello del benessere digitale, perché sappiamo che i nostri giovani quotidianamente utilizzano i vari device, però non sappiamo quelli, cioè, che sono i rischi che comunque l'utilizzo di questi strumenti diciamo, determina nei confronti appunto delle giovani generazioni. E quindi credo che sia opportuno fare proprio dei focus specifici per far capire loro tutti quelli che sono i rischi che quotidianamente possono incontrare nella loro vita, in modo tale che siano anche più consapevoli e più pronti ad affrontare queste magari difficoltà. Questo, diciamo, progetto è un progetto anche particolarmente articolato, che appunto prevede la partecipazione di 6 comuni, di altrettante associazioni, diciamo appunto sempre regionali, quindi è un progetto importante, un progetto di rete che sicuramente raggiunge una vasta quantità di giovani. E che appunto si articolerà, diciamo, in appunto laboratori, mostre, convegni, che animeranno sicuramente, insomma, in diverso tempo, insomma, vedo dal mese di aprile fino alla fine del mese di, dal mese di marzo, scusate, fino alla fine del mese di aprile, alcuni comuni della nostra regione. Io mi fermo qui perché soprattutto voglio lasciare spazio ai protagonisti di questo progetto. Saluto da parte delle autorità presenti, quindi iniziando dal sindaco di Montegrimano Terme. Buongiorno a tutti, grazie Assessore, grazie mille per l'opportunità e per aver creduto subito in questo progetto.
entra di fatto nella quotidianità di ognuno di noi. Noi siamo stati subito entusiasti quando ci è stato proposto di far parte di questa rete, anche perché molti di noi hanno dei comuni che due su tre rischi li ha vissuti in prima persona. Siamo uno dei sette comuni che ha subito l'alluvione di maggio 2023 e siamo uno dei comuni che ha avuto il terremoto in novembre 2022, abbiamo ancora la palazza comunale chiuso per metà per i danni che ha subito per il terremoto. Quindi sicuramente la nostra popolazione sa bene di cosa si parla e una campagna come questa entra veramente nel vivo di quella che è la quotidianità dei nostri cittadini, senza tralasciare quello che è il rischio digitale, quello che ogni cittadino, ogni ragazzo soprattutto è chiamato a confrontarsi, perché chiaramente tutti noi siamo convinti di essere un po' immuni, di saper utilizzare in maniera responsabile lo strumento con quello fatto, in realtà le insidie che ci sono all'interno di questa scatola nera sono veramente veramente tante. Quindi l'Ordine di Mano c'è, partecipa con veramente tanto entusiasmo e si farà promotore nel suo appuntamento di coinvolgere un po' tutto quello che è l'entroterra pesarese e il Montefeltro per dare la possibilità anche a tutti i cittadini dei comuni limitrofi di venire da noi e di vivere un'esperienza veramente particolare e suggestiva, perché è un progetto veramente fatto molto molto bene. Io provo anche l'occasione tanto per ringraziare, come ho detto prima, la regione e gli altri sindaci che hanno creduto, ma soprattutto gli organizzatori, chi l'ha creato e lo ha pensato. Questo progetto lo ha fatto veramente veramente bene. Quindi, grazie mille e siamo ansiosi di allestire la nostra mostra e di partire. Che partiamo noi? Fate la Mercatino Conca. Stamattina la Mercatino Conca. Sì, noi siamo un po' nel mezzo. Siamo un po' dopo. Sì, esatto. Beh, grazie mille, così almeno. Buongiorno a tutti. Da Boldreghini, assessore del comune di Morro d'Alba, sono particolarmente grata all'associazione Next che ha iniziato questo percorso e tutte le altre associazioni che partecipano alla regione che è così attenta nel coinvolgere le comunità dei giovani. Morro d'Alba non ha subito fortunatamente i rischi che hanno invece avuto gli altri comuni, ma è particolarmente attento al rischio digitale. Morro d'Alba è uno dei 74 centri di facilitazione digitale della Regione Marche, ma è la comunità che ha già attenzionato questo rischio anche nella nostra piccola comunità. Quindi noi inizieremo la prossima settimana, ma abbiamo già la scuola coinvolta, la scuola e i comuni nel nostro circondario sono coinvolti proprio nel progetto e vogliono partecipare proprio per approfondire in particolar modo questo tema. Due elementi abbiamo trovato particolarmente utili su questo progetto: in primis il coinvolgimento dei giovani, sono i giovani formati che parlano poi ai giovani. Questo rapporto tra pari è particolarmente importante proprio per essere efficace nel messaggio, quindi questo è un elemento che ci ha coinvolto moltissimo. L'altro elemento è il fatto che sono state coinvolte le piccole comunità, i piccoli borghi, qua accanto a me anche il sindaco di San Ginesio, siamo i borghi più belli d'Italia, delle Marche, ma anche gli altri borghi vogliono rappresentarsi come centri di benessere, luoghi in cui si può raccontare un modo di vivere diverso, e questo è anche il benessere digitale, il benessere in cui si coinvolgono i ragazzi a essere le nuove generazioni portatrici, insomma, di un modello di sviluppo sostenibile che è particolarmente efficace nelle piccole comunità. Grazie. Grazie. Giuliano Ciavocco, sindaco di San Ginesio. E l'assessore, quindi il grazie, come abbiamo detto, va rivolto chiaramente alla Regione Marche. Tu hai detto una cosa importante prima, la comunità attiva che deve essere partecipe della vita, ma deve partire da lì, dai ragazzi e dai giovani. Quindi se non partiamo dalla base, difficilmente riusciamo poi a sensibilizzare tutto il resto. Un grazie va a Mattia, a Next. Allora, noi se ci conosciamo dal 2019, credo 2020, abbiamo avuto questa fortuna con la S davanti di conoscerti.
perché stiamo lavorando con loro su un discorso di promozione turistica, valorizzazione dei siti che abbiamo, quindi c'è un rapporto di grande collaborazione, grande stima. Quando Mattia ha proposto l'adesione a questo progetto, credo era inevitabile, non fosse altro perché siamo, credo, dei tanti quello che rappresenta l'aspetto del terremoto, purtroppo del sisma, quindi i rischi del sisma li abbiamo vissuti tutti e li stiamo vivendo. La cosa peggiore è che li stiamo vivendo. Averli vissuti 7 anni fa andava bene perché purtroppo non c'è stato l'evento, ma ce li stiamo portando dietro con tutte le conseguenze del caso. Quindi richiamare un po' l'attenzione, riportare un po', far capire quello che è stato e quello che purtroppo spero di no, ma potrebbe tornare ad essere, è una cosa importante. Agli altri amici sindaci, ci conosciamo con alcuni da diversi anni, quindi quando c'è questo rapporto di amicizia poi tra le persone, al di là dei ruoli, credo che sia naturale, giusto e corretto poi partecipare e creare quella rete che, mi pare di capire, siamo l'ultimo comune più a sud, se non sbaglio, però sì, rappresentiamo, e noi più a sud, quindi chiudiamo il cerchio, facciamo da porta di questo progetto. No, allora, l'idea è semplicemente molto molto apprezzabile, ripeto, conoscendo sia quello che lo stiamo vedendo in questi anni, le finalità della regione, cosa vogliono, dove vogliamo arrivare, gli obiettivi che si sta cercando di raggiungere e soprattutto quei bandi che servono per poterli raggiungere, io credo che sia una sinergia importante, comuni, il territorio, l'ente regionale che mette a disposizione anche le risorse, perché senza quelle facciamo fatica, e poi qualche mente un po' più illuminata che riesca a coniugare questa progettualità. Grazie. Sì, Alessandro Valtoni, sindaco di Fatta Rosa. Senza ripetere alcune cose che già si sono dette, noi abbiamo aderito convintamente a quello di mancare questo fatto, perché è appunto un progetto che si rivolgeva, diciamo, ai giovani, fatto dai giovani. Noi abbiamo sempre difficoltà un po' a coinvolgere nel nostro territorio, non so se è la cosa che accade anche agli altri. Quindi, ecco, avere questo focus specifico, rivolto a un target con cui abbiamo difficoltà a coinvolgere a volte nell'animazione, diciamo, della comunità, ci è piaciuto fino a subito, e quindi abbiamo convintamente aderito. Quindi grazie all'associazione Nesto per come è impostato il progetto di parte, naturalmente alla regione Marche, per l'opportunità di, attraverso anche bandi specifici, rivolti a un target di persone che vanno sempre più colpone. La parola, bentrovati. Esatto, Mattia Crivellini, sono vicepresidente dell'Associazione Culturale Next e direttore di Fosforo, la Festa della Scienza, che da 14 anni è il festival più longevo e grande delle Marche. Grazie alla Regione, innanzitutto perché ha fatto una cosa molto intelligente, quella di non inventare ogni volta dei progetti nuovi, ma ha detto: ci sono dei progetti belli del passato, ecco, recuperateli e portateli in giro in altri comuni. Questa è un'idea molto utile, perché ogni volta sennò si deve reinventare sempre cose, e ci sono stati progetti belli, quindi nasciamo da un progetto proprio sul rischio dei terremotati. Mi ricordo poco dopo i 7 anni che diceva prima il sindaco, portiamo un escape room gioco, e poi abbiamo allargato questo progetto. Abbiamo quindi 6 comuni, 4 partner, 3 province prendiamo, ed è arrivato strada facendo anche il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Geofisica, che abbiamo coinvolto come Fosforo per i contenuti, no? Ovviamente è il nostro bello di avere una relazione così ampia in questi anni con gli enti nazionali, e quindi hanno subito con la sezione Marche contribuito proprio ai dati. Ma arriviamo a capire cosa si fa. È un po' un tour, immaginatelo come un tour di un concerto, solo che questa volta è un tour di cultura, e quindi partiremo in ogni luogo, allestiremo un incontro che si chiama Safety First, che è proprio un incontro dedicato anche alle scuole, ma al pubblico generico, sui rischi che si possono avere, per esempio, in casa, sulla sicurezza domestica, fatto con gli esperimenti come noi sappiamo fare di Fosforo. Benessere digitale. Tutti siamo dipendenti dalla tecnologia, lo sappiamo. Se guardiamo l'uptime del nostro cellulare, se va bene abbiamo
4 ore e mezza, voi che lavorate da sindaci forse oserei dire che poteste avere una media di 6-7 ore sul cellulare, e questo chiaramente è una dipendenza volente o nolente, e quindi se ne parla con l'Associazione Nazionale degli Esperti delle Dipendenze Tecnologiche, quindi c'è un incontro dedicato a questa cosa. Poi c'è una mostra itinerante su questi tre rischi che abbiamo identificato con i giovani importanti: alluvioni, terremoti e dipendenze tecnologiche. Questo progetto è in 4 passi. Il primo è recuperiamo i giovani. Abbiamo andati nelle province, abbiamo recuperati, gli abbiamo fatto fare una formazione con esperti nazionali e poi hanno lavorato a questa mostra. Ma io non vorrei dire tutto, perché il CUP di teatro di oggi è che ci siamo portati una giovane. Questa giovane ragazza, che potete immaginare ha 22 anni, trema come una foglia, perché è la sua prima conferenza stampa, ma ho pensato, perché devo raccontare io questo progetto quando l'idea della regione è che il target sia 14-35, ma fatto dai 14-35. Quindi lei ha proprio partecipato al progetto, ha realizzato la mostra, quindi ci dirà un po' la sua esperienza in 2 minuti, un esordio, diciamo, nella regione di Gaia, che ha solo 22 anni. Vai pure. Allora, come ha già detto, la mia partecipazione al progetto Esposti a Rischio, okay. La mia partecipazione nasce appunto da un percorso di formazione che mi è stata data la possibilità di fare, e con comunicazione del rischio, sulle dipendenze digitali e sulla comunicazione al grande pubblico. Dopo questo percorso io e altri giovani abbiamo avuto la possibilità di costruire e ideare, diciamo, la mostra vera e propria. E in questa mostra abbiamo 3 percorsi distinti che, appunto, come è già stato detto, riguardano il rischio idrogeologico, che nella nostra zona è fondamentale soprattutto nell'ultimo periodo, e il rischio sismico e le dipendenze digitali, appunto. E poi, dopo questi percorsi fisici della mostra, abbiamo un'ultima parte che è una parte comune. E questa, diciamo, è la parte che rende la mostra una mostra mista. Infatti in questa parte, che è secondo me fondamentale, abbiamo la possibilità di visionare dei filmati con dei visori VR, e in questi visori VR attraverso questi visori viene appunto data la possibilità al visitatore di vivere un'esperienza immersiva, quindi di consolidare le conoscenze acquisite durante il percorso fisico. E questo questa è stata la mia esperienza. Intanto la prima, quella dell'immergenza, dove noi ci siamo trovati a coordinare, a guidare veramente numeri importanti di volontari. E le alluvioni sono state 2 nel giro di pochissimo tempo. Nel 2014 abbiamo avuto a fianco a noi circa 1300 volontari, e molti erano giovani, giovanissimi. Nel 2022 abbiamo avuto numeri ancora più importanti, siamo arrivati a 2300 volontari coordinati, e anche lì tantissimi giovani. Questo per mettere a fuoco che cosa? Che i giovani si attivano. Quando ci sono eventi che coinvolgono le comunità in maniera importante, non stanno alla finestra, stanno dentro il campo da gioco, quindi sono presentissimi. Da questa esperienza, di questa considerazione, consapevolezza, con Mattia abbiamo costruito la prima esperienza di quello che presentiamo oggi, e a nostro malgrado ci siamo ritrovati a dover ripresentare una situazione simile. Allora, come mantenere quel non stare alla finestra del momento dell'emergenza e trasformarlo in un'attivazione che prosegue nel tempo? Ecco, facendolo su una rielaborazione di quello che è accaduto, e quindi mantenendo una sorta di continuità tra quel coinvolgimento emotivo che li ha portati a prendere le pale e le cariole, a dare una mano ai familiari, ai amici, alla comunità nel suo complesso, in qualcosa che potesse durare più nel tempo, più avanti nel tempo. E attività di questo tipo lo rappresentano appieno, perché gli elementi di connessione sono gli stessi: il rischio, l'emergenza, come si previene il rischio dell'emergenza. Un secondo focus lo vorrei mettere sulla dimensione del digitale, perché qui parliamo di benessere digitale. Qui non affrontiamo la questione esclusivamente con un'accezione negativa, e sarebbe ipocrita, diciamocelo francamente, perché appunto guardiamo i nostri cellulari. Io penso di vivere 7-8 ore al giorno probabilmente dietro quelle macchine. Però ecco, come ci sto dentro? Quello è l'aspetto che cambia, no? Trasforma un po'. E anche qui ritorno all'alluvione.
la settimana, prima settimana dell'alluvione, ci siamo interrogati su che cosa potevamo conservare di quell'esperienza che ci potesse tornare di utilità in situazioni successive. Ecco, è nato da queste considerazioni l'idea di conservare l'ambiente e quindi quello che era accaduto, che stava accadendo, quindi immagini utilizzabili poi, riprese utilizzabili poi dai ragazzi nella predisposizione delle mostre della formazione, e andando sui luoghi colpiti e raccogliendo quanto più materiale possibile da riutilizzare con visori, eccetera. Questo è un utilizzo del digitale che non è dipendente, che non crea dipendenza. Grazie, è stato facile. È lei che facciamo un applauso, è stato un esordio, ma è un po' il nucleo, no, dello stare insieme con i giovani e poi renderli partecipi. Ecco perché abbiamo portato Gaia, che ci sembrava proprio la ciliegina di questo progetto. Se ci sono domande, interviste, altrimenti è il tour, è scritto lì, le date sono qui, se volete possiamo...